Bentornati! Spero di non aver fatto un rumoraccio fortissimo con quel boom, rompendo i timpani. Ok, eravamo arrivati alla sacca vascolare. Ok, proseguiamo. Sapete, è proprio strano tornare a fare guida, perché sempre in relazione al discorso di ieri sui tizi che prendevano in giro, è proprio perché la gente a scuola prendeva in giro durante la prima media che mi sono un po' rifugiato su YouTube, dove avevo trovato anche una gran bella community. Ecco l'insegna Goblin. Quando sei sopra un tubo come adesso, puoi premere giù per infilarti dentro. Fai una prova Goblin. Ok, non succede niente. Ah, ecco. Sì, dicevo. Quando sono venuto qui a 10 anni, era per scappare alla scuola media, che era bruttissima. Che uno potrebbe anche dire, internet non è un posto migliore di una scuola media. In certi posti, no. Ma io ho avuto la fortuna di aver trovato una buona community. C'era la community dei Let's Player, che era molto attiva ai tempi. Con Baranco Fan ancora mi sento su WhatsApp. Anche se non vuole che lo chiamo Baranco Fan, se no mi ammazza. Sì, eravamo tutto un gruppo di persone che ammiravamo Plarpon e volevamo fare Let's Play anche noi. Ed era molto... era molto divertente, ci parlavo ogni giorno su Messenger, e non Messenger quello di adesso, Windows Live Messenger, quello con i trilli. Si chiamava trilli? Mi sa che è passato così tanto tempo che non ricordo neanche se erano trilli. Allora, Cumbulo e Bollamaco. E sì, discutevamo di videogiochi, delle nostre guide, e adesso... non c'è più praticamente nessuno, come ho detto. Mi sono tenuto in contatto con Baranco Fan. Super Mega Cert so che ha una band e che suona, ma non ci parliamo, purtroppo. Ogni tanto interagisco con Ninto Nintendo, perché seguiamo lo stesso streamer. Un saluto a Ninto se mi sta guardando. Prova. E in generale era una bella atmosfera. Tra l'altro, visto che sto parlando anziché concentrarmi sul gioco, sto facendo un sacco di errori perché non riesco a fare il fantastico, premere i comandi nel momento giusto. Col timing. Quindi sì, insomma... è stata una bella esperienza. Per questo mi dispiaceva che più tardi la scuola ha trovato un modo di entrare nella mia vita di YouTube. Con persone che conoscevano il canale. Mi spiace anche perché il tipo era... oh cielo. Il tipo non era antipatico all'elementare, era un po' come me, uno che era un pochino emarginato e forse è diventato scemo proprio per conformarsi agli altri. Ma in ogni caso, non parliamo del mio passato da youtuber. Chi c'era ai tempi sa che gruppone eravamo di Let's Player, tutti quanti insieme. Avevo gli amici. C'era anche Sonic Fire 96, che era quello un po' quello speciale del gruppo, perché faceva le Let's Play Sony, non Nintendo, no? Faceva Jack, che tra l'altro ho giocato a tale Luigi anche grazie a lui, anche grazie alla sua guida. Quindi, bravo tizio. Mi ha fatto conoscere una bella trilogia, nonché il mio prodotto preferito Naughty Dog. Anche perché conosco solo Crash, Naughty Dog, oltre a Jack. Gli altri non mi piacciono, non ci ho giocato, non mi interessano, ecco. Dai, riusciamo a fare un comando perfetto? Oh. I got it. Vediamo un po'. Aumentiamo i punti attacco. Ok, no, troppo poco. Oppla. Quindi sì, questa Let's Play mi fa tornare praticamente a un'altra vita. Altre abitudini, altre persone, altre conoscenze. Ecco, premendo X, Bowser smette di bere e qui si asciuga tutto. Adesso torniamo di qua. Lo rifacciamo bere.
l'altro è apprezzabile che la canzone ha i remix da dentro il corpo e da fuori il corpo, un po' come Mario Galaxy aveva la versione sott'acqua e sulla terraferma, e non solo, se non erro, ma non mi ricordo adesso che altro tipo di canzoni avevano due versioni, ma c'erano. E se vado qua? Hoppla! Un po' più veloce! Ok. Ok, qualcosa, qualcosa. E qui ci sarà... No? Monete, soldi. Bowser è così tirchio che conserva i soldi dentro di sé. Altro che Wario. Oh! Ehi, piano, piano. Non facciamo scherzi. Ok. Spero non abbiate sentito i suoni di notifica. Se l'avete sentito è Shadow che mi scrive. Lo potete vedere sotto i miei commenti. Ah sì, Yoinker. Lo potete vedere sotto i miei video che commenta. E adesso mi avrà scritto, mi è arrivata la notifica. Quindi complimenti, sei nel video. Ringrazia che non ti faccio vedere. Più veloce. Bene, bene, bene. Più veloce! Più veloce! Gotta go fast. Ok, eccoci qua. No, 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 ti ho già parlato. Però, aspetta. Ok, mi sono un attimo perso perché non siamo andati nel tubo. Sono stupido? Oppure... Vabbè. Era questo? Sì, ok, perfetto. Un'altra emoglobina. Ecco una chiacchieroglobina. Questo cancello cromosomico reagisce molto bene agli elementi elettrizzanti. Se trovate un elemento elettrizzante e lo incastrate nello spazio al centro, spam! Caspito globinobin! Ok, molto utile, grazie. Ho capito tutto. Elemento elettrizzante. No, non salviamo perché potrei perdere la registrazione, quindi facciamo che... Non si sa mai. Hoppla! Hai preso un cassetto da te e con ancora 7. Potrebbe farla più veloce questa animazione di presa dei puzzle, onestamente. Hoppla! Che diamine è? Ok, vediamo se posso colpirlo col martello. Scendi! Scendi! Ok, no. Allora ti vado sopra. No. Era impossibile. Oh, wow. Li one-shottiamo. È quello che succede quando non sfuggi mai dagli scontri con i nemici. Quando li affronti tutti e aumenti di livello, poi sei forte, così. E di solito... Sì, quando va nello schermo superiore... rimbalza anziché rotolare, quindi fate attenzione a quello. Ah. Sì, di solito detesto fare così negli RPG, mi annoiano le battaglie normali, ma in questa saga sono divertenti, ok? Non è una roba strategica, tipo, oh sì, faccio 5 danni in questo turno e poi i membri del party li organizzo così e se muore uno faccio il tank e curo l'altro. Non mi piacciono gli RPG che funzionano così. Questo è divertente perché devi fare azioni buffe e secondo me non c'è molta strategia, insomma. Ok. Poi ci sarà sicuramente una grande community strategica ai giochi di Mario e Luigi. Vieni qua. Oh, ok. Come si chiami? Protentoso. Cos'è, un misto tra portentoso e proteina? La proteina portentosa?
Ok, wow. Grande strategia d'attacco, amico. Sei un genio del combattimento. La domanda è, perché usare un solo martello quando puoi usarli entrambi? Cioè, perché spendere tempo a capire quale dei due fratelli sta attaccando se tanto puoi usare i due martelli contemporaneamente e non succede niente? Tipo così. Boh, vabbè. Adesso qui è facile capire che attaccava Luigi, ma in casi futuri non serve spendere troppa attenzione nel capire chi stanno attaccando. Onestamente. Ok, ho provato a tagliare questo scontro perché penso che non... Oh, c'è, lo tagliamo di nuovo, ok. Ok. Sto provando a tagliare gli scontri con le... con i nemici che ho già affrontato e già molto raffazzonatamente spiegato come sconfiggere. Giustamente non serve. Quindi 5 e 5. Ok. Ogni luogo ha un attacco speciale. Allora, qui sono andato sotto anziché sopra, ma cosa c'era di sopra? Ah, un blocco strumenti, allora andiamo a prenderlo. Non si lascia neanche una pietra non girata. Questo penso sia un modo di dire in inglese, perché non suona per niente bene in italiano, suona snaturato, quindi probabilmente era in inglese. Non mi ricordo. Oh, aspetta, non posso andare. Che sciocco. Ok. Che posto labirintico. No, non andiamo ancora di là. Andiamo di qua. No, non possiamo andare di qua. Sopra o di sotto? È uguale perché si rincontrano le vie. Fantastico, non serve a niente quel pezzo di osso. C'hai vermi, Bowser. Sverminatelo. A cosa è servito l'interruttore per aprire la via se era qui accanto? Va bene, no, non facciamo polemica sul level design. Oppla. Hai preso il tassello attacco del numero 6 della sacca vascolare. Ti mancano ancora 4. Ok, grazie, molto gentile. Vediamo se riesco a fare l'attacco. Oh, un livello. Attenzione. Onestamente non so che cosa modificare. Ah, più attacco, dai. Ah, c'era un 5 lì in mezzo. Come ho fatto a beccare l'1? Ok. Ah, dai. E adesso anche Luigi. Yeah. Tra l'altro ho tagliato gli scontri, quindi non lo vedete, ma sono tipo 3-4 scontri che con Luigi ho 3 punti vita perché mi scordo di curarmi. Sì, come detto, non sono bravo agli RPG. Io attacco. Anche quando giocavo a Pokémon da piccolo. Cos'è colpo coda? Che posso la difesa? Le botte, bisogna dare le botte. Ok, Luigi fa un po' schifo in punti attacco e in difesa. Diamogli più difesa. Ma dai! Come ha faccato l'1? C'è 3, 4, 5, 1, ma dai. Ah, ho premuto X. Colpa mia. Ok. Ah, un nemico nascosto. Ok, vieni qua. Ok, allora non faccio tutta la sacca vascolare in questa parte. Non ho salvato prima perché eravamo solo a 7 minuti e non mi andava di fare una parte di 7 minuti ovviamente. Però adesso stiamo un po' sforando. Devo tagliare gli scontri, quindi spero che si raccorci con questo. Però sì, se trovo un altro blocco salvataggio al più presto, salvo. Ecco un insegnamento col Dobbin. Dai tubi ogni tanto fuoriesce del bruciagnesio, così piccante da infuocare la gola. Il bruciagnesio è un minerale leggero che quando galleggia scivola via non appena spinto. Figo. Vieni qua. Oh, eccolo qua, il bruciagnesio. Piccante. Vermi nello stomaco, che schifo. Che carino, ci ha sbarrato la strada. Ci ha liberato la strada. Giù. Allora, di qua. Ok. Ok.
occupiamoci di questi tizi. Allora, anche tu. Allora. Oh, no, mi sono dimenticato. Vabbè. Metti qualche verbo e si capisce. Ok, 7-3. Di qua non c'è niente. Dai, datemi un blocco salvataggio. Mi prego. Forse mi toccherà terminare la parte e basta, tipo a metà. Oh, attenzione, un filmato. Ma è Toddsworth. Mi sono dimenticato. Ah, Mastro Todd, giusto. Beh, attenzione, beh. Direi che questo filmato è un buon momento per fermarsi. Ci rivediamo.